Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto il metodo per moddare l'Avenger. Quindi ragazzi, i requisiti per fare questo glitch sono praticamente gli stessi per moddare l'RC Tank. Quindi arena con almeno un garage pieno di veicoli e una moto all'interno che non perderete. A questo punto passiamo ragazzi al Knight e anche lui deve avere il piano B2 pieno di veicoli con all'interno lo Speedo Custom che vi siete fatti passare con un Contucom. A quel punto dovrete moddare il vostro Speedo Custom personale modificando quello che avete nel B2. A questo punto ci servirà anche la base operativa con il colpo caso Bogdan pronto da fare ragazzi. E una volta che abbiamo anche questo requisito ci servirà l'abbonamento del casinò per entrare nel parcheggio del casinò No Attico di Lusso. A questo punto raga, una volta che abbiamo questi requisiti possiamo iniziare. Ma prima vi faccio vedere i garage così siete sicuri di non fare danno. Allora, l'arena deve essere così, come ben vedete, piena di veicoli con una moto all'interno che io comprerò in questo momento. A questo punto, una volta sistemata l'arena, raga, potremo andare al Knight e vi faccio vedere come dovete sistemare il Knight. Come ben vedete al Knight ragazzi, sempre garage pieno con all'interno lo Speedo che ci siamo fatti passare con il Contucom raga, e dovremo avere moddato il nostro Speedo originale. Come si fa a moddare? Semplicemente salendo sopra lo Speedo che vi siete fatti passare una volta messo nel B2 con la sostituzione veicoli del COM ragazzi, e facendoci una modifica dentro il B2 si modderà quello originale. Vi consiglio anche di avere un Ardent così sarà più facile andare a recuperare l'Avenger, perché nel caso Bogdan i veicoli vanno per ordine alfabetico. Vi faccio vedere raga che io ho già fatto il primo step in modo da buggare lo Speedo, ma ve lo farò vedere lo stesso. Quindi se per caso qualcuno ha fatto il glitch dell'RC Tank e ha lasciato lo Speedo buggato raga, potrà skippare la prima parte del video e andare direttamente da quando sono dalla base operativa per meggiare il caso Bogdan. Quindi a questo punto iniziamo con il glitch. Quindi raga, ci dirigiamo dal casinò e ci chiamiamo un veicolo personale qualsiasi. A questo punto saliamo sul veicolo, facciamo salire anche un nostro amico che ci dà una mano ragazzi, sessione solo ad amici chiusa, non c'è bisogno di stare nelle pubbliche, e una volta che siamo sul veicolo tutte e due entriamo all'interno del parcheggio del casinò. Una volta che siamo all'interno del parcheggio del casinò scendiamo noi dal veicolo e facciamo salire il nostro amico ragazzi, e mi raccomando, fondamentale, assicuriamoci che entra nel veicolo come guidatore, non nel lato passeggero. A questo punto, quando il nostro amico è nel lato guidatore raga, noi possiamo pure uscire dal parcheggio e possiamo teletrasportarci dal nostro Knight. Mi raccomando, fondamentale, non usate veicoli personali ragazzi, usate tipo lo Sparrow o il teleport o i veicoli del civile. Una volta che siamo dal Knight entriamo nel piano 1 ragazzi, quello dello Speedo Custom, e come ben vedete è lo stesso che avete visto nel B2, perché facendo la freccia destra nel B2 e modificandolo raga si modderà anche il nostro. Quindi se abbiamo 10 Speedo potremo fare i veicoli diversi. A questo punto saliamo sullo Speedo, clicchiamo una volta freccia destra, si frizzerà la schermata ragazzi, apriamo il menu di pausa, quindi option per chi gioca da play, e si sbuggerà di nuovo. A questo punto scendiamo e raga, non potremo uscire dal Knight, quindi ci dobbiamo teleportare direttamente all'arena. Per chi non si può teleportare, aprirà il menu di pausa, avvierà una di queste missioni e nella lobby la quitterà. In questa maniera uscirà dal Knight. Una volta che siamo tutti quanti all'arena,
Entriamo nel piano dove abbiamo tutti i veicoli, quindi nel piano pieno, ragazzi, userò il piano officina. E una volta che siamo nel piano officina o B1 che sia, raga, saliamo su una qualsiasi auto che abbiamo nel garage e la andremo a duplicare, quindi non perderemo nulla. Io userò questa del civile, raga, quindi faccio una volta freccia destra, vado al menu delle modifiche e quando sono nel menu delle modifiche, raga, dovrò fare bio cerchio una volta e fare esci dall'arena, quindi usciremo direttamente con questo veicolo dall'arena. Una volta fuori, raga, guardate bene la targa, andiamo su veicoli e andiamo a richiederci il nostro speedo custom personale. A questo punto attendiamo quei 5-10 secondi e una volta fatto ciò gli diciamo al nostro amico che sta all'interno del nostro veicolo dentro il parcheggio del casinò, raga, di scendere. E appena lui scenderà cambierà la targa del veicolo che abbiamo duplicato e avremo sacrificato il nostro speedo. A questo punto, quando la targa, raga, sarà cambiata, non ci resterà altro che rientrare all'interno dello stesso piano dell'arena da dove siamo usciti. E a questo punto ci dirà di fare una sostituzione perché il garage è pieno. Se vi chiama il meccanico, rifiutate la chiamata perché tanto non ce ne frega niente. E una volta che siamo all'interno del piano da dove siamo usciti prima, raga, andremo a sostituire questo veicolo duplicato con l'unica moto che abbiamo nel garage. A questo punto, facendo questa sostituzione, ragazzi, manderemo la moto al posto dello speedo dentro il Night. Adesso vi faccio vedere effettivamente che se andiamo dal pallino blu, raga, e andiamo a vedere in questo posto che c'è il dead spot, ci sarà lo speedo custom buggato. Adesso cosa dobbiamo fare, ragazzi? Semplicemente apriamo il nostro sito internet e andiamo a comprarci un veicolo gratis sopra allo speedo custom dentro l'arena, così andiamo a bruciare il dead spot e non ci rimane il posto buggato. Una volta fatto ciò possiamo pure uscire, ragazzi, dalla nostra arena e andarcene direttamente al night. Una volta al night, raga, entriamo nel piano 1, nel piano dello speedo, non avremo più lo speedo e ci sarà la moto che abbiamo appena sostituito all'arena. A questo punto prendiamo questa moto, ragazzi, e la andiamo a portare in un garage. Io vi consiglio di usare il nuovo garage da 50 posti Boulevard. E una volta che siamo arrivati davanti al garage, mettiamo la moto al suo interno, è uguale quale garage usate, quale piano usate, e una volta che siete all'interno scendete dalla moto e uscite dal garage a piedi, raga, niente di più facile. A questo punto, raga, per chi non ce l'ha, apra il sito, va su Warstock e compri l'Avenger. Per chi già lo ha e magari lo ha nell'hangar, raga, menu interazione, andiamo su servizi, andiamo su Avenger, facciamo opzione di spostamento, raga, e lo mandiamo dentro la base operativa. Quindi clicchiamo una volta A su base operativa, si chiuderà il menu, raga, e l'Avenger andrà in base. Questa è una cosa che dovete fare tutti, anche chi lo ha appena comprato. A questo punto, una volta fatto ciò, ci teleportiamo, raga, in base operativa. Una volta che siamo arrivati dalla base, apriamo il telefono e andiamo a chiamarci l'Ardent, ragazzi. Quella che vi ho fatto prendere all'inizio quando vi ho detto i requisiti. In questa maniera, quando andiamo a richiedere l'Avenger, a cercare l'Avenger, ci sarà molto più facile. A questo punto, una volta arrivata, ci facciamo mezzo giro per far sì che il gioco rileva che l'abbiamo usata e entriamo all'interno della base operativa. E raga, una volta che siamo dentro dovremmo buggare l'attività dei Simeon per poi mergiarla con il caso Bogdan. Quindi mentre andiamo vi spiego cosa dovremmo fare: richiedere l'attività di Simeon chiamandolo, ragazzi, e poi dovremo chiedere al nostro amico che vada in un lavoro da titano. A quel punto cosa facciamo? Dovremmo partecipare sul lavoro da titano e subito dopo accettare l'attività di Simeon. In questa maniera la riusciremo a buggare. Quindi ve lo faccio vedere, cercherò di spiegarvelo il meglio possibile, magari rallento la clip.
chiamiamo Simeon e richiediamo l'attività. A questo punto, quando ragazzi arriva l'attività, la teniamo aperta completamente sul telefono. Come facciamo a capire che è aperta completamente? Perché ci sarà lo sfondo bianco nell'attività in basso a destra, come vedete nel telefono. A questo punto ci facciamo invitare da un nostro amico, perché gioca da Xbox, per chi gioca da Play parteciperà facendo il doppio tasto PS, preparandosi già sulla schermata del nostro amico. E appena vediamo il recupero, ragazzi, dovremo accettare anche l'attività di Simeon. Cancellatevi tutte le altre, così siete più tranquilli, vi verrà più facile. Quindi ragazzi, partecipo su un mio amico che sta nel lavoro da titano e subito dopo accetto anche l'invito. In questo momento a me non è riuscito, guardate bene adesso, apro l'attività e mi metto già nell'attività aperta di Simeon con il telefono. A questo punto partecipo su un mio amico dentro il lavoro da titano e appena ragazzi parte il recupero accetto anche l'attività di Simeon. A questo punto, a seconda della connessione che avete, state dai 3 ai 4 ai 5 secondi nella prima allerta, l'accettate ragazzi, il vostro amico quitterà l'attività appena voi accettate l'allerta e nella seconda allerta ci state altri 3 secondi. A questo punto accettate anche quella raga, vi farà questa flashata strana e quando spawnerete avrete la lobby chiusa nel telefono. A questo punto potremo continuare ragazzi con il glitch. A questo punto, una volta che siamo qua raga, diventiamo membri della Sicuro Server o del Motorcycle Club. E una volta che abbiamo fatto ciò, apriremo il menu di pausa, perché gioca da Play Option, e stiamo fermi in questa schermata del menu di pausa. Switchiamo un po' a destra, un po' a sinistra, andiamo avanti a rete, come vi ho detto anche la volta scorsa, finché non ci ridà visibili le attività, come ben vedete. Quindi andiamo su online, via attività, finché sono grigie raga non potremo continuare. Ci vorranno circa 2 minuti per sbaggarsi. Ora ascoltatemi bene ragazzi, una volta passati 2 minuti e vi dà di nuovo le attività visibili, vi do un trucchetto per far sì che il caso Bogdan si mergi facilmente. Clicchiamo una volta bio cerchio quando le attività sono visibili ragazzi e iniziamo a spammare già frecce destra in modo tale da switchare tutti i menu come state vedendo. A questo punto continuate a spammare, cliccate una volta bio cerchio a seconda di dove giocate, continuate a spammare freccia destra e raga avrete mergiato 99 su 100 il caso Bogdan. Quindi a questo punto una volta qua invitiamo il nostro amico che deve essere già in lobby con noi, se no non potremo invitarlo, perché per forza dobbiamo invitarlo tramite l'attività. Quindi tutti dalla sessione attuale, i miei amici eccetera eccetera, no dal menu Xbox, no da PS, se no non riuscirà ad entrare nell'attività perché è strabuggata. Quindi a questo punto, una volta che è entrato il nostro amico raga, cosa facciamo? Alla selezione dei veicoli dovremo selezionare l'Avenger. E siccome vi ho fatto chiamare l'Ardent prima di iniziare a buggarvi raga, vi verrà veramente facile perché A con A si trova velocemente. Quindi a questo punto, una volta che poi spawneremo dentro l'attività, saremo all'interno del Cosacta. Cosa facciamo? Gli dobbiamo dire al nostro amico di quittare l'attività aprendo il telefono e facendo AXA per chi gioca da Xbox o X quadrato X per chi gioca da Play. E una volta che il nostro amico ha quittato raga, aspettiamo di spawnare in free mode e quando spawneremo in free mode saremo come al solito sul Monte Ciliad. E una volta che siamo spawnati raga, ci dovremmo teletrasportare al night, quindi apriamo il menu di pausa e andiamo a cercarci l'attività più vicina e facciamo un teleport. Invece raga, per chi non può teletrasportarsi, come al solito chiamatevi uno sparro, prendete magari un veicolo del civile, anche se morite giù dalla montagna non succede nulla, state sereni. E a questo punto, una volta che siamo tutti quanti dal night raga, entriamo nel piano B2 ragazzi, nel piano dove abbiamo messo lo speedo che ci siamo fatti passare in precedenza. Adesso saliamo sullo speedo e dopo che saliamo sullo speedo facciamo una qualsiasi modifica tipo ai freni, li mettiamo, li togliamo e li mettiamo. E una volta fatto ciò, una volta bio cerchio e facciamo esci dal garage, usciamo fuori dal night con questo speedo.
Stiamo una ventina di secondi fuori, ragazzi. Casseggiate, fate quello che volete. E una volta fatto ciò, start online, trova nuova sessione, raga, della crew. E adesso indoviniamo un po'. Apriamo il nostro menu interazione o touchpad se giocate da play. Andiamo sui servizi e richiediamo il nostro Avenger, raga. Adesso, una volta che l'avete chiamato, andate a vedere come è uscito, raga. Quindi, regà, a questo punto io direi: lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix e sbadabam! Guardate che bomba l'Avenger moddato, raga, facilissimo, e in 20 minuti, mezz'ora riuscite a farlo. Quindi adesso vi voglio spiegare una cosa. Noi, ragazzi, nel posto dello speed originale non avremo più lo speed, ci sarà un death spot, e questo death spot ci permetterà di moddare con la stessa metodologia, con lo stesso procedimento. Invece di chiamare, ragazzi, l'Avenger, chiameremo un esempio il carro antiaereo e modderemo il carro antiaereo. Possiamo fare l'RC Tank, che vi ho portato il video ieri, raga. Potremmo fare i veicoli speciali, se non erro. Quindi, se volete continuare a moddare, vi tenete il death spot nello speedo, oppure, raga, vi lascio in descrizione il video per moddare l'RC Tank, e alla fine di quel video, raga, ho spiegato come recuperare il death spot. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima, ragazzi, e se volete la consulenza H24. E a questo punto uno sbadabam finale per la riuscita del glitch, e alla prossima, bella, regà.